Ragazzi, buongiorno. Al 13° giorno di viaggio, ecco l'alternativa. Profumazione per far fronte ai cattivi odori. Perché qua la profumiera consiglia questo. E tutto quello che consiglia bisogna assolutamente rispettarlo. Assolutamente. Tu ti sei profumata? Certo. Ma soprattutto, che profumi hai dato? Facciamo una pubblicità, dai. No, 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 non si parla di lavoro, dai. Ok, va bene. Allora, ragazzi, camera top, bagno bellissimo, doccia ampissima, un letto comodissimo, veloce a vedere la città di Colmar perché l'abbiamo vista ieri sera al tramonto, che è fantastica, però di giorno volevamo vedere le casine colorate, quelle famose lungo il canale. Vero, a Graticcio, che L'abbiamo vista? stamattina mi sono informata che la costruzione a Graticcio, diffusa nei paesi germanici, nella Francia, qualcuno anche nella penisola scandinava e qualcuno anche in Italia, era una costruzione, cioè una sorta di come fare dei legni portanti che poi venivano posizionati durante la costruzione e poi lasciati anche dopo. Ok, grazie all'info. Prego, non Andiamo. sono stata precisissima, però fatevelo bastare. Adesso andiamo in garage, lasciamo i bagagli e andiamo a fare un giro in centro. Cambio la camera perché non riesco a trasportare i bagagli e tenere in mano questa camera, quindi la qualità si abbasserà notevolmente, anche perché Sara. Brava con macchine fotografiche e camere. Mi spiace, ma non ho la passione, non riesco a capirlo. O comunque lo capisco e poi me ne dimentico. Quindi le facciamo fare quello che le piace. Suo ruolo è professoressa di storia, letteratura, filosofia, No, no, tutto non mi quello date che. troppa responsabilità che non so sostenerla. Poi mi manca l'occhiale stamattina, non ho potuto. Bene, Usciamo, andiamo. usciamo. Partendo. Prendiamo l'ascensore che siamo carichi. Vista hotel, vicinizzante dappertutto. Fermeture des portes. Garage. Ce la fai? Ok. E vai? Ok. Tuttavia questo come ti avvicini si dovrebbe aprire. Bisognava premere il tastino. Le altre moto non ci sono più. È rimasta la tenerona sola soletta. Moto caricata, ora andiamo alla reception, facciamo il check out, lasciamo la borsa al serbatoio che è la cosa più preziosa che abbiamo, caschi e andiamo a fare un giro in centro. Anche giubbetti, che caldo. A tra poco. Check out appena fatto, abbiamo preso l'occorrente, zainino piccolissimo per il mini treppiede per fare qualche foto, poi magari si potrebbe fare un video sull'attrezzatura fotografica da portare in viaggio. Comunque, il centro dista 500 metri, quindi siamo leggermente più scarichi e andiamo a vedere le casine colorate tanto caratteristiche di Colmar. Molto carina, eh? Bisogna ammettere, molto carina.
Ecco le cicogne che sono il simbolo della Sarsia. Ci sono tanti peluche. Diversi decenni fa ha contribuito a far riprodurre la cicogna qui proprio nella Sarsia, perché la cicogna emigrava dall'Africa. Svernava in Africa e arrivava in Europa, in particolare qui in Alsazia, per passare l'estate. Erano diminuite molto di numero e hanno contribuito, insomma, a far alzare di numero, e ora di esemplari ne sono circa 400 che vanno e vengono, e quindi è diventato il simbolo dell'Alsazia. Oppure io avevo visto proprio quelle piccoline con lo fogliolino. Ah, piccoline più carine. Colmar. Acquistato? Acquistato. Io ho parlato anche con la commessa, una signora di colore che però ha lavorato anche in Italia, a Lago di Como, a Milano, a Genova. Io guardavo un braccialettino da riportare a mio zio, che però è allergico al metallo, quindi ci pensavo e non l'ho preso. E lei mi ha detto, io non l'avrei preso, anche se, in italiano, anche se ho il 30% qua, ma io non l'avrei preso, troppo costoso. E quindi l'ho lasciato. Le ho chiesto come mai qui a Colmar, o meglio, se le piacesse di più Colmar che l'Italia. Lei mi ha detto, no, è che qui pagano meglio. E in Italia si stava bene quando c'erano i soldi non ci sono più, quindi sono venuta qua. Mi ha detto che più o meno lo stipendio di una commessa, poi dipende dai settori, è 1.400, 1.600, 1.800, anche 2.000, dipende dal settore. Però se hai uno stipendio basso, l'affitto di casa, metà te lo paga il governo. Lei paga 510 di affitto, la metà lo Stato. Bella cosa, grazie all'Inter. Allora le ho detto grazie, ci penseremo su. Ci stiamo dirigendo verso la cattedrale, che tra l'altro dovrebbe essere anche molto grande. Pozzo di frutta caramellata e cioccolato. Al mirtillo, alla mandorla. Lasciata la super turistica Colmar, entreremo prima in Svizzera per conquistare il bellissimo Flue La Pass ed in Italia poi per godere dello spettacolare tramonto sul lago Resia. Grill svizzero, l'unica cosa che ci possiamo permettere. Non c'era scritto Burger King. Eccolo qua. Un hamburger, due bottiglie d'acqua, una sorta di gelato al caramello, caffè, Coca-Cola grande, 34,90 franchi svizzeri, all'incirca saranno 30 euro. Più di lì. Convenientissimo venire qua. Buon appetito. Ragazzi, il caldo e un po' di stanchezza fa salire il nervosismo. Io oggi sono un po' provata. Ma dai! I went by your house, what a big mistake. Stop pulling the
Scesi dal Fruela Pass direzione Italia, usciremo dalla Svizzera per fare un pezzettino d'Austria prima di entrare in Italia. Sara cercava di dirvi che in questo tratto l'asfalto non era paragonabile a quello svizzero. Che era perfetto. Un po' di rivestimento. You cannot seem to get to me. I am back with a stolen identity. Dopo 5 minuti di adrenalina pura arriviamo in cima, per entrare dopo pochissimi chilometri. Italia, tricolore che volante. Baby, for love.
tempo splendido, è tardissimo, dopo tante ore di moto sotto al caldo abbiamo fatto il Fluela Pass, Svizzera, Austria, pezzettino piccolissimo, di nuovo Italia. Adesso e condividiamo questo spettacolo. Questo spettacolo nell'ora più dolce, insieme l'ora del tramonto. Alla Tenerona. Tutto merito suo. Ragazzi, siamo a Resia. Tramite una diga l'acqua è fluita in questo bacino, ha sommerso in parte il campanile e tutto è diventato così suggestivo. Dipende sempre chi ha di servizio, ma male tra le 20. Bellissimo. Andiamo a cena? Andiamo, è tardissimo. Tenerona number one. Bravissima, tutto merito suo. Ripartiremo da Resia per arrivare con gli occhi fritti nell'unica struttura disponibile nei paraggi. Ragazzi, appena arrivati a Solda abbiamo chiamato la struttura per dirgli a che ora potevamo arrivare. Ci ha detto non arrivate più tardi delle 10 perché non trovate nessuno. Noi stavamo a Resia alle 8 e tre quarti, dovevamo ancora fare cena. Abbiamo preso una pizza al volo. Eccola qua, sarà diventata freddissima perché salendo sono 15 gradi e sono le 9:48, quindi siamo arrivati con 12 minuti in anticipo. La pizza la mangeremo in camera, entreremo in camera con la pizza senza farci vedere, altrimenti ci bastoneranno, ne sono convinto. Comunque abbiamo preso, strada facendo, anche due pezzi di dolce tipico dell'uovo, quindi abbiamo salato e dolce. Due bottiglie d'acqua ce l'abbiamo. La Tenerona non delude mai, sempre top.